8 tutti si recano in chiesa per la messa conventuale. Oggi celebra il priore. Fra mattutino, messa e vespri, qui rimangono in preghiera ogni giorno per circa 5 ore. Preghiamo appoggiandoci in questi stalli, in alcuni momenti come adesso, appoggiati sulla misericordia, questo seggiolino, in altri momenti seduti. Poi ci sono, secondo i tempi liturgici, dei momenti in cui ci inginocchiamo, ecco, su queste che noi chiamiamo le forme, questo lo chiamiamo l'antifonario e l'antifonario notturno. Ecco, qui abbiamo tutte le antifone e i responsori. Una volta si usava così. Ogni monaco entrando in chiesa tirava la corda della campana. Ma i tempi cambiano e anche i certosini si adeguano. Ormai la campana è regolata da un computer e quando, durante la celebrazione eucaristica, serve un rintocco, si pigia il pulsante, ben sistemato negli stalli, a portata di dito. Oggi la messa è dedicata alla pace, alla giustizia e alla libertà. Il monaco certosino è fuori dal mondo, ma non è estraneo al mondo. Al momento della consacrazione, i monaci si prostrano in terra. Lo scambio della pace inizia dal celebrante e si irradia a tutti gli altri, attraverso una piccola catena di abbracci. Questi solitari, così schivi e sfuggenti, si scoprono vicini gli uni agli altri. Ne parliamo con Don Jacques, il priore, parigino, alle spalle una laurea in matematica. Uno che si raccoglie, che fa silenzio, incontra l'altro. Il cuore di Dio che cerchiamo di raggiungere scendendo nelle profondità è infinito. E quando siamo alla soglia di questo cuore di Dio, penso che possiamo veramente incontrare tutti quanti come Dio li vede, come Dio li ama. Pregano per gli altri, non per loro, in certo senso. E allora si sente questa loro vicinanza. Si sente moltissimo, almeno io l'ho sentita. L'avvocato Rocco Barillari recita ogni sera i vespri con i monaci, un privilegio che gli è stato accordato dopo che ha vinto, qualche anno fa, la sua battaglia con un tumore. Grazie anche, lui dice, all'intercessione di San Bruno e alle preghiere e alla solidarietà dei certosini. Due volte all'anno il busto in argento con le reliquie di San Bruno viene fatto uscire dalla certosa per essere esposto alla venerazione di tutti i fedeli. Prelevato con gran cura dall'altare della certosa, i monaci lo affidano, non senza attenzione, ad altre mani. La scultura, di scuola napoletana del Cinquecento, presenta molte ammaccature. Sono i segni, le ferite, lasciati dalla devozione. Vedremo come tra qualche istante. Perciò è meglio proteggerlo con questo scafandro di vetro plastificato. Questa è anche l'occasione per far benedire i bambini dai monaci. Questi piccoli li chiamano certosinetti. Viene fatto indossare loro l'abito certosino. Si deve sciogliere un voto o chiedere la protezione del santo. A Serra non c'è famiglia in cui qualcuno non si chiami Bruno. Di solito le benedizioni si impartiscono rimanendo al di là della grata che separa dalla clausura. Ma nella confusione della festa qualcuno riesce ad avvicinarsi al priore, che anche per i paesani è l'autorità massima, e da lui si può chiedere una benedizione speciale. Benedica Salvatore, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Grazie.